Mio fratello che guardi il cielo e il cielo non ti guarda. Se c'è una strada in fondo al mare, prima o poi ci troverà. Se non c'è strada dentro al cuore dell'uomo, prima o poi ci salverà. E poi sono nato, ho lavorato il pezzo che non mi piace. E poi non è problema di come entrare, è quando sono dentro che mi sto male, mi manca l'aria. Lasciamo le porte e le finestre aperte. Cos'è? Non è un problema di aerazione, è un'angoscia, è una malattia. Deve essere una malattia maschile, eh? Perché sono in tanti gli uomini che la sera stanno fuori casa. La nostra storia comincia da quando finisce il Vangelo, di fatto dopo la risurrezione, dopo che l'amico di Lazzaro, questo Gesù, tanto amico da ritirarlo fuori dai morti, lo risuscita, gli ridà vita e quindi lui si ritrova a rivivere con tutti gli annessi e connessi, quindi con tutti i problemi che abbiamo anche noi oggi, il rapporto con le sorelle non facilissimo, poi questa smania di riprendere una vita normale, però interrotta dal fatto che lui continuamente è un po' reso opaco da questa esperienza, per cui non riesce più a fare nulla, quindi è claustrofobico. Poi faccio tutto io. I panni, la cucina, la cantina, i letti, la spesa, la casa, un ballo continuo, sempre in ballo. Marta di qua, Marta di là, Marta di su, Marta di giù. Per quel poco che ho potuto sperimentare fino adesso, la comicità è sacra perché ti aiuta a capire la vita, è un modo per leggere di più la vita, perché come diceva Totò, dentro la vita, dentro la comicità c'è anche la morte. E questo spettacolo, secondo me, tiene insieme questi due aspetti in maniera molto chiara. E c'è anche l'elemento della risurrezione. Quindi Vabbè, ma se dici come va a finire. lo sanno tutti come va a finire.